Hai vergogna, si telefoni. Ah sì, ma una bella intervista, una bella chiacchierata. No, aspetta. Bellissima la domanda dell'emozione. Cavolo, col Manchester City stavano vincendo il campionato all'ultimo. Mi hai scritto te di farla. Bravo. Perché io sono l'autore! Io penso a tutto! Oh, però posso dire che io tutta la mia carriera, tutti mi apprezzano il mio ciuffo, no? Ma io il ciuffo ero ispirato a Mancini. Peccato, ho perso tutta la chiacchierata. Che peccato. Questi telefoni, allora, ci dicono comprate wifi, internet, non funziona mai, e noi paghiamo. Sarebbe da portarli tutti in tribunale. I telefonini, 1700 euro, 2002, 1400, 1100... Ma non mai, si bloccano i due minuti. Questo è bollente. Ora ci metto due uova sopra e faccio la frittata. Ma che è? Poi devo capire anche il mancio, perché è sempre abbronzato così. Io lo voglio sapere perché, era la mia domanda. C'è la macchina in casa. C'è la lampada in casa, come all'Inter. Poi ti racconto il fatto della pinettina della lampada. Mi ricordo. Lo racconto dopo Cassano questo. Però il mancio è... Io l'ammiro, vabbè, com'è? Ah, non l'ha mai fatto nessuno, dai. No, però il ciuffo e l'abbronzatura, io era il mio idolo. Lo voglio sempre con me. Questo. Mi sono ispirato a questo. Poi quando mi ha detto Ken è un giocatore fantastico, però mi ricorda anche Ken il guerriero. Ken, sei tu, fantastico guerriero. Lo vedevi il cartone animato di Ken? No, io cartone animati solo film. Mi ha scritto Fogna, ricordati di scrivermi. Domani ci sentiamo, Fogna. Che è successo? Che dovete fare con Fogna? No, è roba nostra. Oh, io sono l'autore, devo sapere tutto. Che è con Fogna? Che stai facendo? No, questo è privacy. Ah, bon digi 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 bon digi bon. Bon digi 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 bon digi bon. Poi chi abbiamo? Ora abbiamo Antonio. Allora, oggi ero con Radio DJ che parlavo e parlavano di Cassano che ha detto che vuole forse ritornare a giocare solo per l'Entella. Cosa sta succedendo ad Antonio? Voglio saperlo questa roba. Gliela devo fare questa domanda. Non lo so. Antonio può giocare pure a 106 kg come te, però può giocare lo stesso. Cioè, quanto è forte. Ci dobbiamo preparare. Chi? Carolina, noi siamo qua, quando siete pronti. Se siete pronti, mi scrive Fox che c'è Taribo in linea. Ma ha scritto Fogna, quella roba là non mi ricordo, quindi ci sentiamo domani, la dico nei prossimi giorni con Nicola. Dobbiamo parlarne bene, ok? Perfetto, Fogna, io devo sapere tutto, che voi siete terroni come me, perché tu andando a sposare una brindisina sei diventata come noi. Però c'è Taribo in linea. Ma tu con Taribo hai parlato, no? Ma mi sono scritto, ma non c'è in linea. Ma scusa, questo West underscore Taribo 6, è lui o non è lui quando c'è il gallo? Secondo me no. Non c'è? Il gallo. Because today is important day for our national. Mamma mia, ma c'è Cassano in linea già? Te l'ha detto la Carolina, tra un minuto. Ora si stanno preparando, stanno truccando Cassano. Poi al buon Antonio gli devi dire che il marmo non è di Caracalla, è un marmo di Carrara. Mi hanno massacrato in Puglia, sì. Perché ha detto Carolina è come al marmo di Caracalla, però è un marmo di Carrara. Guarda Cocò che ride. Cocò, mi hanno detto che ti sei arrabbiata ieri che parlavamo dell'Atletico Madrid, del passato, ma quel che è passato è passato. Ormai non c'è più.
quando ogni tanto uscivamo qua a Milano, andavamo a domenica sera, entravamo nel localino a bere una roba, mi ricordo te col sigaro, così eri. No, non è vero. Non è vero. Allora, faccio Antonio, che è pronto, e poi ci sentiamo tra una mezz'oretta, 20 minuti. Salutami Antonio, forza pace. Ciao amico mio. Ciao.